analitica d'opera dello stesso Freud è stato, diciamo così, proposto questo concetto della bisessualità. Secondo Freud, che poi aveva ereditato il concetto di bisessualità dagli sessuologi del suo tempo, ad esempio Klaus Ebing, aveva proposto l'idea che originariamente siamo tutti bisessuali e che poi la scelta avviene in termini etero oppure homo, ma che rimane dentro di lei la tendenza verso l'identificazione con l'altro sesso. Allora Freud ha ripreso questo concetto e ha pensato che originariamente tutti gli esseri umani fossero bisessuali. Io non so se dobbiamo attualmente seguire questo tipo di concettualizzazione, perché intanto è molto difficile capire la sessualità in generale e cos'è la sessualità o l'identità sessuale maschile o femminile, chiaro? Quindi io non credo che come problema di sviluppo, e neppure un problema che poi si riflette nella clinica analitica, quindi nella terapia analitica, il problema della bisessualità sia molto evidente, no? Perché, ripeto, non capisco, ad esempio, di me stesso quali sono le mie parti femminili e quali sono le mie parti maschili, anche perché, come sappiamo, poi i ruoli, le attitudini tra maschi e femmine sono molto cambiati rispetto al passato e non sappiamo ancora che equilibrio avranno nel futuro. E quindi questo è un problema di tipo genetico dinamico. Invece il problema clinico esiste, perché esistono persone bisessuali, ma non nel termine che si sentono maschio e femmina contemporaneamente, perché in genere le identità sessuali sono stabili. Anche nei transessuali la loro identità, transessuale maschio, è di sentirsi femmina. Quindi il loro scopo è quello di avere anche un corpo anatomico di tipo femminile. Ma nelle persone meno complesse e meno a rischio, in genere l'identità maschile o femminile è stabile. Invece quello che non è stabile sono le scelte degli oggetti sessuali. Esistono alcune persone che hanno delle scelte chiaramente, definitivamente eterosessuali e altre persone che hanno delle scelte omosessuali, sia uomini che donne. Alcuni di questi possono avere scelte omo e etero contemporaneamente, cioè possono avere rapporti sessuali sia con uomini sia con donne. Dal mio punto di vista, il problema è che queste persone hanno una sessualità molto sviluppata, no? Ieri ho comprato ad esempio un libro di Frida Kahlo che ho appena scorto. Frida Kahlo era bisessuale, aveva avuto un primo periodo omosessuale, ma poi aveva avuto una lunga relazione con Rivera, con Trotsky ad esempio, aveva avuto un idillio sessuale orientato verso, diciamo così, un oggetto eterosessuale. Però si capisce che c'era un'indeterminazione della scelta e in questo caso si può parlare di bisessualità, ma non come confusione o coesistenza di un'identità sessuale diversa, ma piuttosto come una scelta amorosa, diciamo così, sia maschile sia femminile. Quindi non in termini, io credo che l'antica concettualizzazione di Freud della bisessualità psichica, forse sbaglierò, ma credo che non esista. Un bambino viene educato e sa pian piano, acquisisce, diciamo così, una convinzione di essere maschio o femmina, a meno che non abbia un transessualismo primario, che viene costruita anche socialmente, cioè a seconda della risposta che riceve dall'ambiente. Ma una volta che questa identità sessuale si è formata, quella prevale.